Poracci, eccoci al primo solo risposte sbagliate del 2023. In pochissimi hanno riconosciuto quella grandissima monnezza di Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. E Apollo Giustizia è stato il più rapido di tutti. NetStorm invece, con questo pessimo gioco di parole, si aggiudica il premio risposta sbagliata per eccellenza. Una roba veramente agghiacciante. Ma bene, occhi aperti, perché il titolo misterioso arriverà senza alcun preavviso, neanche fosse uno shadow drop di Nintendo. State in guardia. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche nel 2023. Il primo TG Poro del 2023 sarà un TG Poro ricchissimo per inaugurare al meglio il nuovo anno e partire alla grande. Prima di gettarci di testa su rumors, news e leaks, l'invito è, come al solito, è quello di unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Tanto lo so che skippate tutti quanti la parte introduttiva, quindi ve lo ripeto al volo. L'obiettivo è quello di raggiungere i 35.000 iscritti prima dell'uscita di Tears of the Kingdom. E guardate che se continuiamo con questo ritmo ci riusciamo senza alcun problema. Mi raccomando, conto su di voi, ce la possiamo fare. Detto questo, apriamo il 2023 con l'angolo della poracciata. È sempre giusto partire dai giochi gratis. Quindi vi ricordo che se avete un abbonamento ad Amazon Prime attivo, lo stesso con cui regalate le sub ai vostri streamer preferiti, avete accesso anche al catalogo dei giochi mensili del Prime Gaming. Questo mese la selezione è abbastanza interessante e su tutti spicca sicuramente The Evil Within 2, produzione a cura di Shinji Mikami e del suo team. Non ho molta familiarità con gli altri giochi, ma sono nomi che ho sentito più volte. Fatemi sapere nei commenti se avete già giocato a Beat Cop o magari Chicken Police. E chiudiamo l'angolino della poracciata con la danza del Plus, divisa come al solito in tre movimenti. Prima il leak, poi l'ufficialità e ora la pubblicazione. Correte subito a riscattare sul Plus Essential sia Star Wars Fallen Order, da giocare prima che arrivi il secondo capitolo, e anche Axiom Verge 2, piccolo gioiello indie del genere Metroidvania. Ottime notizie invece per tutti quelli che collezionano Amiibo, oppure che semplicemente hanno una fissa particolare per la serie di The Legend of Zelda. Secondo il rivenditore francese Fnac, il 10 febbraio ci sarà un restock di tutta la linea di Amiibo dedicati alla serie di The Legend of Zelda. E questo è un bene, visto i prezzi esagerati che molto spesso queste figure raggiungono una volta finite out of stock. E poi così abbiamo anche la conferma indiretta che, proprio come Breath of the Wild, anche Tears of the Kingdom utilizzerà gli Amiibo della serie per sbloccare contenuti e feature extra interne al gioco. E insomma, dai, poi le tempistiche del restock coincidono proprio con questo possibile utilizzo e l'interesse da parte di Nintendo di far diventare nuovamente disponibili le statuine. Quindi spero che non vi siate gettati nel folle mondo degli Amiibo rivenduti a prezzi pazzi e vi chiedo se c'è una figure in particolare che volete recuperare. Io mi sa che questa volta non mi farò sfuggire quelle di Wind Waker e anche il Pixel Link, bellissimo. E ora un aggiornamento su una notizia dell'anno scorso. Sì, si tratta di qualche settimana fa, ma pur sempre dell'anno scorso. È ufficiale, Game Freak pubblicherà un nuovo episodio della serie Pocket Car Jockey, solo che non si tratterà di un'esclusiva Nintendo, anzi, Ride On, che sarà a tutti gli effetti un nuovo capitolo e non una remaster dell'episodio 3DS, arriverà esclusivamente su Apple Arcade e tra molto poco, il prossimo 20 gennaio. Io non ho mai giocato a un Pocket Car Jockey, ma il concept di unire il gioco di carte solitario al mondo dell'ippica è abbastanza fuori di testa da attirare la mia attenzione. Voi ci avete mai giocato? E visto che questa puntata la passeremo gran parte a interrogarci sul 2023 videoludico, vi do due aggiornamenti al volo. Da una parte Naughty Dog ha pubblicato una nuova concept art di quello che sarà il titolo multiplayer di The Last of Us, un gioco standalone basato sulla popolare serie dello studio. Del titolo non sappiamo ancora niente, se non che molto probabilmente espanderà il gameplay di quanto visto nella versione originale del primo, ma lo studio ha promesso che nel corso dell'anno arriveranno nuovi aggiornamenti a riguardo. Chissà, magari anche Sony sta preparando uno showcase o uno state of play per dare inizio al 2023 nel migliore dei modi. E poi tra i titoli più attesi, beh, c'è anche... No, aspetta, ma che è sta roba? Ma è orrendo! Poracci, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Ready, tip off! 3
E anche Microsoft sembra intenzionata ad aggredire quest'anno con la massima determinazione, soprattutto dopo un anno così carente di uscite first party come quello appena concluso. Insomma, dopo rinvii su rinvii, sembra veramente che vedremo Starfield nella prima metà del 2023. A ribadire, questa finestra di uscita è un sito di supporto andato online da pochi giorni, dove è confermato che vedremo il gioco nei prossimi 6 mesi. A dire il vero, non è semplice fidarsi delle parole di Todd Howard e soci, però non è che anche in questo caso sia Microsoft che Bethesda stanno iniziando a preparare il terreno per uno showcase d'inizio 2023? E proprio su questa scia passiamo alle notizie del giorno, perché neanche abbiamo avuto il tempo di iniziare l'anno che già imperversano i rumor più classici dell'ecosistema Nintendo e Switch. Quindi sì, si torna a parlare di Metroid, di Nintendo Direct e tante altre cose. Insomma, il 2023 di Nintendo potrebbe non essere esclusivamente all'insegna di Tears of the King. Allora, seguitemi attentamente perché i rumor relativi a Metroid Prime sono veramente fuori controllo. Tutto parte da uno dei moderatori del subreddit Gaming Leaks and Rumors, che ha reso noto di essere stato contattato in privato da un leaker che gli avrebbe chiesto: "Do you think that everyone is primed and ready?" Che letteralmente significa chiedere: "Pensi che tutti quanti siano belli carichi e pronti?" Ma in realtà si tratta di un gioco di parole tra primed e prime. Considerando che in passato questo presunto leaker ha anticipato in modo altrettanto creativo l'annuncio di titoli come Tears of the Kingdom, Skyward Sword, Splatoon 3 e WarioWare, in molti hanno iniziato a pensare che un annuncio relativo a Metroid Prime possa essere dietro l'angolo. Ovvio, non possiamo sapere se si tratterà di un update su Metroid Prime 4 o magari il reveal della Trilogy Collection o di un remake di Metroid Prime 1, ma insomma, sono passati anche quasi 4 anni dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Metroid Prime e diciamocelo, non erano neanche delle belle notizie e i tempi potrebbero essere finalmente maturi per un qualche tipo di novità. Aggiungiamoci poi che Bandai Namco ha aperto un altro annuncio di lavoro in cerca di programmatori da posizionare su un gioco d'azione commissionato da Nintendo, con un tempismo abbastanza sospetto che arriva proprio in seguito a quella frase detta da Sakurai qualche tempo fa sulla speranza che qualcuno prima o poi proponesse una remaster di Kid Icarus Uprising, che poi chi, senza alcuna base, specula senza controllo su un possibile ritorno di F-Zero, e abbiamo anche un Advance Wars ancora latitante, e insomma io inizio a vedere molti tasselli perfetti per essere inseriti all'interno di un Direct. E mentre è quasi scontato aspettarsi una presentazione Nintendo a febbraio, c'è chi avanza l'ipotesi di un Direct previsto addirittura per fine gennaio, magari in concomitanza con l'uscita di Fire Emblem Engage. Ora non voglio dilungarmi più di tanto sull'argomento, magari ci facciamo sopra un bel Poro Talk. Però intanto fatemi sapere nei commenti se secondo voi quest'anno c'è spazio anche per altre bombe oltre a Tears of the Kingdom e soprattutto se magari vedremo titoli come Metroid Prime e Kid Icarus già protagonisti a febbraio. Che ne dite? Insomma, poracci, questo 2023 si prospetta, almeno sulla carta, come un altro anno veramente ricchissimo e dal Giappone continuano ad arrivare teasing su teasing su quelle che sono le intenzioni degli sviluppatori nipponici. La settimana scorsa ci eravamo lasciati con i buoni propositi per l'anno nuovo scritti su Famitsu e questa volta, sempre sulla popolare rivista giapponese, sono apparse le cartoline di auguri di fine anno delle varie compagnie. E anche qui gli sviluppatori si sono sbizzarriti. Da una parte abbiamo Konami che ha ribadito l'interesse di pubblicare nuovi giochi per serie molto famose, ma anche nuovi progetti che devono essere ancora annunciati e che sono silenziosamente in lavorazione ormai da parecchio. Qui di nuovo tutti quanti hanno iniziato a pensare alla serie di Metal Gear e anche a quella di Castlevania, visti i recenti sforzi di riportare la serie al centro dell'attenzione, sia con la GBA Collection che con il DLC di Dead Cells. Poi c'è Atlus, che stuzzica ai fan della serie Persona con una frase inequivocabile: nel 2023 inizieremo con la pubblicazione delle remaster di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden e stiamo anche preparando numerosi nuovi titoli non ancora annunciati. E qui anche la fantasia può sbizzarrirsi. Si tratta di un nuovo Persona o magari di un remake di un titolo storico. E per chiudere, di nuovo la saga di Final Fantasy torna protagonista. Mentre Yoshida rilancia l'hype intorno a Final Fantasy XVI e al futuro di Final Fantasy XIV, Yoshinori Kitase sgancia la bomba. E no, non si tratta di un qualcosa su Final Fantasy VII Rebirth. Infatti Kitase ha esplicitamente detto: "C'è un altro grande annuncio non inerente a FF7 di cui però non posso ancora dire nulla. State sicuri che stiamo lavorando duro per far sì che questo 2023 sia l'anno più emozionante di sempre." E qui pure un hype a mille.
Si parla tantissimo del remake di Final Fantasy 9, così come di un possibile ritorno di Final Fantasy Tactics, ora che il genere sta vivendo una seconda giovinezza. Voi poracci, che cosa ne pensate? Il 2023 sarà veramente un anno ricchissimo? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, guardate tutti i miei video e quando li finite guardateli un'altra volta, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 2000, Michele 23. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Come diceva sempre Shigeru Miyamoto, 23 bucio da cu.